Buongiorno a tutti, io sono Antonio Crisafulli e sono uno dei referenti commerciali di Polimpianti. Polimpianti è un'azienda leader nel settore, presente sul mercato sin dal 1975. I cuori di Polimpianti sono rappresentati dalla produzione diretta di coperture per piscina e relativi sistemi di avvolgimento e poi dalla distribuzione sin dal 1982 dei robot Dolphin di Maytronics. Quest'anno al Forum Piscine 2023 Polimpianti insieme a Maytronics porta una grande novità legata ai robot a batteria. La nuova linea di robot Dolphin Liberty di Maytronics presenta una efficientissima batteria agli ioni di litio con carica ad induzione. Grande rilevanza è stata data alla protezione sui punti di contatto per la carica ad induzione, che sono totalmente schermati in modo da evitare qualsiasi problema legato alla corrosione. La nuova linea di robot Dolphin Liberty ha come destinazione d'uso le piscine fino alle 10x5 con un'autonomia di 1 ora e mezzo per pulire tutto quanto il fondo vasca. Per poter recuperare il robot dalla piscina una volta terminato il ciclo di lavoro ci sono due modalità. In dotazione su tutti quanti i Dolphin Liberty viene dato questo gancio che potrà essere innestato sull'asta che abitualmente si utilizza per i retini in piscina. Sul modello Liberty 300 esiste anche un'altra modalità di recupero del pulitore in vasca che è data dall'utilizzo di questo dispositivo che si chiama clicker. Questo martelletto nella sua testa ha una biglia d'acciaio. Agitando il martelletto, questo determinerà un rumore. Appoggiando la testa del martelletto appena al di sotto della linea battente, una volta che il pulitore avrà terminato il ciclo di lavoro, il sensore sonoro presente all'interno della macchina si attiverà automaticamente. Il pulitore si sposterà sulla parete, salendo sulla parete fino alla linea battente e lì rimarrà per un minuto in attesa che il proprietario della piscina possa tirare fuori il pulitore dalla piscina stessa. Polimpianti insieme a CCI, suo fornitore pluriennale conosciuto sul mercato per la produzione di cloratori a sale e di quadri di comando per piscina e di luci LED per piscina, presenta al Forum 2023 il vero cervello per il locale tecnico della piscina, l'universo Vigipool. Polimpianti è un'azienda produttrice sin dalla sua fondazione di coperture galleggianti per piscina e relativi sistemi di avvolgimento. In modo particolare qui a Forum 2023 Polimpianti ha voluto dare un accento maggiore in particolare alle coperture isotermiche, il cui obiettivo è quello del principale, quello del contenimento della dispersione di calore. Quindi in un momento dove i costi dell'energia sono davvero importanti, le coperture isotermiche rappresentano veramente una valida risposta per ciò che attiene il risparmio energetico. Le coperture a mousse in polietilene sono coperture a celle chiuse. Lo spessore, che può variare da 5 mm fino a 6,5 mm, è uno spessore uniformemente distribuito, garantendo veramente il massimo a livello di contenimento della dispersione di calore, soprattutto quando la piscina è al coperto. Un'altra tipologia di copertura isotermica è la classica copertura a bolle. Polimpianti propone ormai da anni la tipologia di copertura a bolle GeoBubble. La conformazione della bolla GeoBubble a forma di 8 fa sì che ci sia una distribuzione uniforme del materiale su tutta quanta la bolla, in modo che la struttura della bolla stessa possa durare molto di più nel tempo. Tra tutti quanti i modelli che Polimpianti propone sul mercato come copertura GeoBubble si distingue certamente il modello Raeguard, in quanto è l'unico modello di copertura a bolle la cui destinazione d'uso è proprio il contenimento della dispersione di calore. Contenimento che si ottiene combinando la parte inferiore della copertura di colore bianco con la parte superiore di colore grigio.
L'interazione di questi due elementi cromatici combinata con il medio infrarosso determina proprio la riduzione della dispersione di calore.